veramente bella, se è veramente bella, sappiate che molto probabilmente non è una stella cadente. So che lei è stato il primo italiano a effettuare una passeggiata spaziale, ma nella seconda che ha effettuato è avvenuto un inconveniente. Come si è sentito e come l'ha risolto? Sì. Sì, sì, è vero. Nella seconda, a me non piace il termine passeggiata spaziale, sai perché quando uno dice vado a fare una passeggiata, uno si va a rilassarsi un attimo, non ho mangiato troppo oggi, vado a uscire a fare le passi. Bene, lo spazio non è proprio così, non è che mangi troppo e vai a fare una passeggiata spaziale. Un'attività extraveicolare, si chiama così, è un'attività estremamente complessa. È una cosa complicatissima. È complicata pure quando comincia, cioè metterti la tuta, tuta spaziale, ci vuole un quarto d'ora soltanto per infilarti da dentro, perché è rigida, complicata, è dura, quindi bisogna mettere il casco, i guanti. Devi sigillare tutto. Devi sigillare tutto. Tutto sigillato, speriamo, di solito fai controlli per controllare che non ci siano perdite, perché sarebbe un problema, È sempre un po' l'omino Michelin, se sapete di cosa sto parlando, quello delle gomme, insomma, non è proprio una passeggiata. Quindi chi fa questo tipo di attività, questo lavoro, già lo sa che sarà scomodo, che sarà difficile, perché tu esci fuori dalla stazione e sei nel vuoto, sei nell'ambiente più ostile che esiste al mondo. Dici no, ma io vado nel deserto del Sahara, niente, è più facile del deserto del Sahara. Vado sull'Everest, nella montagna più alta del mondo, sempre più facile. Andare nel vuoto, nello spazio, nell'ambiente più ostile che esiste, perché pensa che quando sei al sole, noi facciamo un'orbita ogni 90 minuti, quindi 45 minuti sei al sole e 45 minuti sei all'ombra. Quando sei al sole la temperatura della tuta esterna è di 150 gradi, 180 gradi, mentre quella di superficie quando sei all'ombra è di meno 150 gradi. Quindi una bella escursione termica di 300 gradi. Per cui fa caldo, fa freddo, la tuta ha tutto un sistema per cercare di aiutarti a regolamentare la temperatura e soprattutto la tuta deve darti l'ossigeno, deve darti l'aria, deve darti la ventilazione, deve crearti un'atmosfera. Per cui sappiamo tutti che è una cosa difficile, una cosa complicata. Quando ero fuori la seconda attività extraveicolare, la seconda EVA, il mio zaino, quello che è dentro a tutti i sistemi che permettono di fare questa attività, quello che dà il supporto alla vita, si è rotto un piccolo componente, piccolo ma importantissimo. È il componente che mette l'acqua da una parte per il raffreddamento e l'aria da un'altra per la ventilazione. Questo componente si è rotto e ha fatto sì che l'acqua, anziché andare nel sistema di raffreddamento, mi entrasse nel sistema di ventilazione. E quindi ho cominciato a riempirmi il casco. Ho cominciato a riempire il casco e siccome io non ho molti capelli, anzi non ne ho per niente, ha cominciato a viaggiarmi lungo la pelle della testa e poi mi ha coperto a poco a poco gli occhi, poi mi è arrivata fino al naso, mi è entrata dentro il naso, mi ha riempito le orecchie di acqua, per cui ero completamente isolato, non vedevo più niente, non sentivo più niente. Quindi come mi sono sentito? Mi sono sentito, ho pensato fra me e me, giusto, non abbiamo un problema. E quindi ho detto forse è meglio che rientriamo. Infatti Houston mi aveva già detto di rientrare, io stavo già tornando dentro la camera stagna per rientrare dentro l'astronave, quando è successo questo fatto, quando mi è arrivata dagli occhi nel naso, e mi sono sbrigato, ho fatto tutto quello che potevo per rientrare il prima possibile. Tu mi hai chiesto come ci si sente in quel momento. In quel momento la cosa più importante è non farsi prendere dal panico. Questo è sbaglio sempre, tutte le volte che abbiamo un problema la cosa più importante è cercare di pensare alla soluzione piuttosto che al problema. In quel momento la soluzione è rientrare il prima possibile. Quindi ho cercato di fare la mia, si chiama, traslazione, di muovermi velocemente per rientrare dentro e cercare poi di chiudere il portello per andare su. Parlo troppo.